Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, oggi i nuovi positivi al coronavirus sono 12.694, ieri erano stati 15.370, i tamponi processati sono stati 230.116, ieri 331.734, le vittime del giorno sono 251, ieri erano state 310 e porta il totale dall'inizio della pandemia a 116.927, una cifra che piazza l'Italia al secondo posto in Europa per decessi dopo la Gran Bretagna. Rispetto al resto del mondo, il bel paese è invece settimo. Sui reparti di terapia intensiva un lieve decremento della pressione, si registrano infatti 163 ingressi nelle ultime 24 ore, quindi 29 in meno del giorno precedente. Il tasso di positività è in salita dal 4.6% di ieri al 5.5% di oggi. I dimessi guariti salgono a 3.248.593, con un incremento di 13.134. I casi totali sono 3.870.131. La regione con il maggior numero di contagi è ancora la Lombardia, con 1.782 nuovi positivi. Seguono a ruota la Campania con 1.700, la Puglia 1.278, il Lazio 1.127 e infine l'Emilia-Romagna con 1.104. Superata quota 15 milioni di vaccinazioni, il commissario Francesco Figliuolo fa sapere che alle 15.20 di oggi il sistema di monitoraggio ha rilevato il nuovo dato di 15.099.777 somministrazioni dall'inizio della campagna vaccinale e mentre è in corso la distribuzione delle oltre 400.000 dosi di vaccino Moderna arrivate ieri sera al Lab Nazionale di Pratica di Mare, il contratto dell'UE con AstraZeneca, che scade il 30 giugno, è a rischio di rinnovo a causa di ritardi di consegna accumulati, lo ha detto il commissario per il mercato interno Breton.